Elodie torna al Festival di Sanremo con Andromeda, è qui sul divano Rocall. Ci racconti un po' le tue impressioni di questo festival? Devo dire, un festival diverso, cioè, ci sono persone che apparentemente non c'entrano niente col festival, grandi ritorni, ho fatto anche un po' di amicizia, ho conosciuto Piero Pelù che volevo conoscere, un mito, molto alla mano, ieri ho conosciuto la Vanoni, sono contenta di aver ritrovato Levante. Comunque Sanremo pieno, intenso, perché comunque come sai, cioè, insomma, tutto il giorno è impegnativo, però c'è anche la possibilità di scambiare un po' di chiacchiere, cioè di comunque viverla come se non fosse poi una gara veramente. Stai guardando in maniera diversa rispetto al 2017, mi pare di capire, no? Sì, molto con, diciamo, da una parte più serenità perché sono più spontanea, posso comunicare me stessa senza filtri. Prima, nel 2017, avevo anche un po' paura di ricevere delle critiche, di non saperle affrontare. In questo momento comincio a diventare una donna, sono anche un po' più centrata. Senti, la domanda che ti hanno fatto un po' tutti su questa operazione legata all'uscita del tuo disco, no? E tu hai detto, volevo rompere certi schemi della discografia italiana. Pensi di continuare ad andare avanti così, cioè di continuare un po' a infrangere certe regole Beh, progressivamente? sarebbe stupendo se riuscissi a farlo, sarebbe un bell'obiettivo da prefiggersi. Mi piacerebbe, ma perché io un po' vivo così la mia vita, cioè, mi piace fare cose, essere, cioè, non essere prevedibile, ecco. Essere imprevedibile mi piace, non, perché poi le persone sono, si annoiano. Un po' anarchica in questo. Ma io un po' ho vissuto così, ho fatto sempre come mi pare, cioè, come mi pare. Vai, vai, che vuoi fare? Voglio cantare, ok, vai, canta. Cioè, trovo sempre un mio modo di esprimermi ed è importante che riesca a farlo anche nel mio lavoro, se no non ho vinto. Oggi c'è stata una conferenza stampa e Levante era una conferenza stampa sul ruolo delle donne nell'industria discografica italiana. Era presente Levante a rappresentare un po' la categoria delle cantautrici. Ed ha speso parole molto dure su questo tema qui, cioè lei ha detto noi dobbiamo farci il doppio del mazzo ed effettivamente siamo meno dei colleghi maschi e questa cosa non è giusta. E lei ha detto parlando delle donne quest'anno in gara al festival, è vero che ieri sera eravamo tantissime perché c'erano le varie ospiti, però in realtà siamo poche e per fronteggiare questa cosa dobbiamo fare muro. Ti senti di condividere questa cosa che ha detto lei? Allora, dobbiamo fare muro sempre. Cioè, io poi vivo così la mia vita, cioè, io sono sempre bella spalle larghe, mi metto pure giacche con spalle più larghe, figurati. Però credo che dipenda anche tanto da noi donne, bisognerebbe credere più noi, perché se siamo tante, in tante abbiamo talento. Se una Stai volta dicendo è ti dicono inutile no, una piangersi volta io, addosso? allora, sicuramente Claudia ha ragione, Claudia Levante, bellissimo. Certo. Claudia ha ragione, nel senso che siamo meno, facciamo tanto fatica, ma è anche colpa nostra. Cioè, se fossimo centrate, fossimo più concentrate sulla nostra carriera, se non ci abbattete, perché penso che come è difficile per voi, che comunque quante porte in faccia prendi, tante, penso, non è che ti arrivano le cose così. Dovremmo essere un po' più sfrontate forse, cioè, crederci di più nelle cose, cioè, non credo che sia un problema di mancanza di talento, di, o addirittura di chiusura nei nostri confronti. In questo momento storico dipende da noi, cioè siamo noi che dobbiamo farci sentire. In bocca al lupo. Grazie, grazie mille.